a rimbalzo di linea seguiremo anche CSKA Sofia Roma con Daniele Fortuna. E allora buonasera, partita che seguiremo dagli studi di Roma di Saxa Rubra, si gioca a Sofia, stadio Levski, in una serata molto fredda, temperatura di pochi gradi sopra lo zero, serata anche piovosa, un minuto di silenzio a Sofia anche per ricordare Paolo Rossi con l'immagine dell'attaccante della nazionale sul maxischermo dello stadio. E partita che è cominciata da 3 minuti, e allora seguiamo questa azione del CSKA Sofia che viene interrotta subito però al limite dell'area di rigore della Roma. Una partita che per la Roma conta fino a un certo punto, perché la Roma ha già suggellato la qualificazione con il primo posto nell'ultima partita giocata all'Olimpico una settimana fa, la vittoria contro lo Young Boys in rimonta, qualificazione ai 16esimi che era stata addirittura conquistata 2 settimane fa in Romania, una vittoria per 2-0 contro il Cluj. 13 punti in classifica, Roma sicura dunque del primato, il CSKA di Sofia invece certo dell'ultimo posto, appena un punto proprio conquistato nella partita di andata, lo 0-0 dell'Olimpico, dunque nessuna possibilità di qualificazione per la squadra bulgara, ma comunque possibilità invece per Paolo Fonseca intanto di far riposare tanti giocatori, tanti titolari, molti di loro sono rimasti nella capitale, e poi di vedere in campo dal primo minuto 2 ragazzi dei 18 anni al debutto assoluto. Si tratta di Morin Bamba e poi di per quanto riguarda il portiere Pietro Boer, e poi un debutto invece dal primo minuto ma non assoluto a centrocampo, Tommaso Milanese, che già si era visto però in Europa League. Braccia concerte, Paolo Fonseca sotto la pioggia, formazioni dunque con il CSKA di Sofia che giocherà con Busatto in porta, poi Antov, Matei e Zanev, Yomo, Yoga, Jefferson e Mazikou a centrocampo, Thiago Rodriguez e la portoghese a supporto delle due punte Soue e Sankaré. La Roma, Pietro Boer per la prima volta tra i pali, ragazzo del 2002, poi Kumbulla, Fazio e Juan Jesus, Bruno Peres, Milanese, Diawara e Bamba a centrocampo, davanti Carles Perez e Pedro a supporto dell'unica punta Borca Mayoral. Partita con il CSKA all'attacco e subito la rete per la squadra bulgara con il numero 20 Thiago Rodriguez, conclusione tesa dal limite dell'area di rigore e il CSKA passa immediatamente in vantaggio. Il debutto non è cominciato nel migliore dei modi per Pietro Boer, infilato proprio da una ventina di metri da questo destro potente preciso di Thiago Rodriguez, dunque CSKA che passa in vantaggio e conduce per 1-0 sulla Roma quando siamo arrivati al 6° minuto del primo tempo. Napoli, Giuseppe Bisantis con la porta spalancata è riuscito a mettere, attenzione, fuori. Bisantis, c'è il pareggio della Roma con uno dei ragazzini mandati in campo da Fonseca, Tommaso Milanese, primo gol con la maglia della Roma, esultanza molto emozionata da parte di Milanese. 22esimo, CSKA Sofia 1 Roma 1, di nuovo a te. D'accordo, grazie, e la linea può tornare a CSKA Roma. Ed è cambiato il punteggio, come abbiamo ricordato durante il flash su Napoli, ha pareggiato la Roma con il gol del debuttante dal primo minuto Tommaso Milanese, 18 anni, classe 2002, salentino di Galatina, cresciuto nella accademia di Fabrizio Miccoli e poi portato a Roma da Bruno Conti nel 2016, è andato a trovare il gol con una girata nell'area di rigore del CSKA di Sofia, l'assist è stato di Borca Mayoral dalla destra, la conclusione precisa e angolata di Milanese, poi l'esultanza, l'incredulità di questo ragazzo, il primo gol con la maglia della Roma, la terza presenza con la squadra di Fonseca, sempre in Europa League ma al debutto dal primo minuto. Attenzione Bisantis, c'è il vantaggio del CSKA con Soue, CSKA Sofia 2 Roma 1, di nuovo a te. Torniamo da Daniele Fortuna per il nuovo vantaggio dei bulgari.
Sì, la CSKA è tornato in vantaggio, adesso conduce per 2-1 sulla Roma. Il gol di Soué segnato al 34esimo, adesso siamo al 36esimo. Brutto errore in fase di uscita però di Diawara, che ha lasciato scorrere il pallone proprio lì davanti all'area di rigore, non è riuscito a controllarlo e allora è arrivato Jefferson che ha lanciato raso terra in verticale Soué solo davanti a Boer. Questa volta però il CSKA non ha sbagliato come era successo qualche minuto prima con Thiago Rodriguez, ha segnato invece Soué, poi è andato a esultare. Brutto errore, ripeto, da parte della Roma in fase di uscita con Amadou Diawara. Andiamo a CSKA Roma. Ripresa cominciata da 9 minuti con la Roma che attacca e Busato riesce a bloccare il pallone lì a pochi passi dalla linea di porta su un cross pericoloso che arrivava dalla destra dal brasiliano Bruno Perez, ma porca maiorale, è stato anticipato proprio dall'intervento di Busato che salva di nuovo la porta, perché era successo già in apertura di ripresa sempre su porca maiorale, servito magnificamente da Carles Perez, l'uscita da parte del portiere del CSKA a evitare il pareggio della Roma. Roma che può ritrovare finalmente Chris Smalling dopo infortuni assortiti, rientra, gioca una partita per la prima volta. Attenzione però alla CSKA che trova la rete del 3-1, retropassaggio sciagurato da parte di Fazio per Soué che va a battere ancora una volta il portiere della Roma. Boer, erroraccio da parte di Fazio, un passaggio troppo debole, troppo morbido indietro, ha servito inavvertitamente Soué che era lì appostato in area di rigore, ha battuto con un diagonale con grande facilità il portiere della Roma. Boer incolpevole anche in questo caso, non lo era stato in occasione della prima rete del CSKA, la rete dell'1-0, ma in questo caso si non poteva fare veramente nulla. Brutto errore da parte di Fazio, il CSKA allunga e adesso è in vantaggio per 3-1 sulla Roma quando siamo arrivati all'11esimo. Chiudo l'intervento parlando di Smalling, torna a giocare una partita con la maglia della Roma dopo più di un mese, l'ultima volta l'8 novembre nella vittoria in trasferta della Roma sulla Genoa. CSKA 3 Roma 1, siamo arrivati all'11esimo. Ultimo minuto di recupero, ultimo di 3 minuti di recupero, classifica del gruppo A. In questo momento il Cluj ha capovolto la situazione con la vittoria in trasferta contro lo Young Boys vincendo per 1-0. In questo momento è la squadra romena a qualificarsi, 13 punti la Roma prima, è già sicura del primato in classifica anche prima della trasferta di Sofia, poi il Cluj che segue a 8 punti, lo Young Boys a 7, chiude la classifica il CSKA di Sofia. E Roma che prova a chiudere questa sfida, il suo gruppo di Europa League in attacco, arriverà comunque una sconfitta in un certo senso anche preventivabile, ha forse fatto troppi esperimenti Paolo Fonseca. Smalling intanto prova a scambiare con Carles Perez al limite dell'area di rigore, dall'altra parte c'è Juan Jesus in posizione di ala, la conclusione di Borja Mayoral, ancora una volta il portiere della CSKA di Sofia Busato si salva su conclusione. Intanto il gol dello Young Boys, Daniele, 1-1 con il Cluj. E allora cambia la situazione perché in questo momento lo Young Boys torna al secondo posto in classifica e rivede la qualificazione e per la prima vittoria, perché è finita la partita di Sofia, fa festa il CSKA in panchina, sorrisi, abbracci. Il CSKA Sofia ha battuto la Roma per 3-1. Rapidamente ha perso la Roma, che però schierava tre ragazzi di 18 anni dal primo minuto, poi è entrato un altro nel secondo tempo, Tripi, il debutto di Boer in porta e poi il debutto dal primo minuto di Milanese, quello assoluto di Bamba, troppi titolari lasciati a Roma a riposarsi, ma la Roma era già qualificata, era già sicura del primo posto. È arrivato subito il gol del CSKA con Thiago Rodriguez, pareggiato Milanese al 22esimo, poi l'errore
errore di Diawara in uscita ha propiziato la rete del 2-1, quella segnata da Soue. Sempre l'attaccante ex Chievo ha trovato il 3-1 all'inizio della ripresa, risultato definitivo, risultato finale al decimo su un brutto e errore. E c'è la pareggio della Real Sociedad proprio al 91esimo minuto con Ose, e questo cambia tutto per la qualificazione. Napoli 1, Real Sociedad 1, ancora fortuna. E per la Roma non è cambiato nulla, Roma ai sedicesimi, forte del primo posto, Roma che però ha perso per 3-1 contro il CSKA di Sofia.